povero, eh! Ne sono asilo povero! Stanno qua! Dipendendo e i delinquenti e basta! Sono esasperati degli allevatori. Ma direi che sono ancora troppo calmi, nel senso che dopo 15 anni di battaglia, dopo che l'ultima relazione dei carabinieri voluta dal ministro Zaia ha dato ragione agli allevatori, credo che siano ancora troppo calmi, troppo bravi e troppo tranquilli rispetto a quella che è stata la risoluzione della commissione di indagine, che ha stabilito che hanno ragione gli allevatori e che chi ha coperto questi dati oggi deve pagare. Senta, ma si è parlato di un commissariamento dell'AGEA? Gli allevatori chiedono che sia commissariata AGEA per avere la possibilità di una persona fuori dagli schemi che possa garantire che le indagini supplementari che devono essere fatte per verificare il lavoro dei carabinieri possa essere fatto in modo onesto. Si parla di un incontro tra Bossi e il presidente dell'AGEA proprio oggi? Questo non lo so, se ci sarà questo incontro. E lei come deputato leghista e anche allevatori che cosa ha sollecitato? La Lega che faccia quello che ha promesso Bossi nei comizi elettorali, non ultimo, l'ultimo a Milano la settimana scorsa, dove Bossi ha garantito che gli allevatori non pagheranno le multe nel momento in cui non devono essere pagate. Lei però è un deputato di questo Parlamento, che risponde il ministro Romano? Il ministro Romano risponde, credo che risponderà su questa questione appena avrà gli elementi per farlo, si è appena insediato, credo che anche lui abbia interesse a chiudere la vicenda il più presto possibile per non cadere in quelle che sono state le ripercussioni in tutti questi anni. Lei è un allevatore della zona di Parma? Sì. È toccato dalle multe, sì, delle quote latte? Assolutamente sì. Per quanto? Per quanti soldi? Tanti. Ci quantifichi? Tanti, sufficientemente per chiudere l'azienda.